Allora, cosa vuoi da me, O'Brien? Sono felice che tua moglie sia viva. Sì, ok, ma cosa vuoi? Come sai, gli infetti, i furiosi, stanno mutando. Alcuni sono più veloci. Abbiamo messo a uno di loro un bracciale localizzatore. Stiamo tracciando i loro movimenti e monitorando il virus. Ok, cosa vi serve da me? Ora è nel territorio della milizia. Certo. È inavvicinabile. Già, zona protetta, avamposti con RPG. Esatto. Questo cos'è? Quando l'avrai trovato, ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Qui c'è il necessario per una biopsia. Servono campioni di sangue e tessuti. Ce la farai? Troverò il modo. Comunque, bella uniforme, caporale. Ti dona? Fottiti. O'Brien, sono alla caverna e sto per entrare. Voi siete pronti? Furiosi. Ci sono furiosi ovunque. Ehi, O'Brien, sai che fine hanno fatto i tuoi uomini? C'è un'orda da queste parti? Non ne ho idea, sono scomparsi nel nulla. Ricorda che se li trovi, molti di noi ti saranno grati. Ah, certo, la gratitudine cambia tutto. Comunque, ok, va bene. Vedrò di farlo. Chiudo. O'Brien. Quanti uomini ci sono, insomma? Quanti ne hai persi? 4. 4 uomini. Un ricercatore e 3 soldati. Dio santo, Brian, che ci faccio qui? Il ricercatore, Coop, è un mio caro amico. Se mi aiuti farò il possibile per aiutare tua moglie. O'Brien, chiudo. O'Brien, mentre cerco il tuo furioso, dammi qualche dritta, parlami del virus. Sì, insomma, a parte le informazioni che già conosco. In caso di contatto con il virus, la probabilità di contagio sfiora il 100%. Nelle prime settimane quasi tutti i bambini sotto i 12 anni sono morti. Colpa del rapporto tra la pubertà o la sua assenza e la risposta immunitaria. Anche quasi tutti gli ultra-sessantenni sono deceduti. I loro organismi non sono stati in grado di gestire le repentine mutazioni a livello cellulare. Tutti gli altri infetti si trasformano al mutare dei geni. Il problema è che il virus muta a ritmo esponenziale. Lo so, non fai che ripeterlo, ma che significa? Significa che il soggetto infetto, il furioso che stai cercando, è diverso da qualunque altro. Abbiamo rilevato e identificato più di 12 mutazioni. 12? Sì, ed è solo l'inizio. Non crederesti alle schifezze che abbiamo visto. Beh, in realtà ci credo. St. John, chiudo. Uomini in tuta gialla. Non sarà difficile trovarli se sono qui. Equipaggiamento della Nero. Sarà andato di qua. Forse qui. Brian, ho trovato un altro dei tuoi. Il tesserino dice H.S. Patterson. Ok, grazie per avermi avvisato. Non l'hai chiesto, Brian. Chiesto cosa? Se fosse vivo o morto. Non risponde alla radio da 12 ore. Tutte le loro radio sono mute da 12 ore. Non serve chiedere.
Grazie per l'aiuto. O'Brien, chiudo. Forse qua giù. E che diavolo è stato? Ti ho accorto alla sprovvista. Brian, ne ho trovato un altro. Tesserino dice che si chiamava Robinson. Ok, grazie. Avvertirò la famiglia. Quindi voi avete delle famiglie? Siete riusciti a salvarle quando è andato tutto a puttana? Non mi vergogno di essere stato fortunato, o più fortunato di altri. Sì, alcuni di noi hanno portato via la famiglia, non tutti, qualcuno. È un'ottima notizia, Brian. Buon per te. Ehi, non è colpa nostra. Certo, ma nemmeno degli altri. Sì, non è un bello aspetto. Oh, merda. Che cazzo è successo? Bene. Deve essere Cooper. Che stavi facendo qui, amico?
certo Cooper. Ricevuto. Oh no! Oh, aspetta, oh, no! È ancora vivo, aspetta. Ehi, oh. Cooper! Ehi, oh. ehi! Guardami, guardami. Sono qui per aiutarti, capito? Cooper, rispondi! Sono, mi spiace, sono morti. Tutti morti. Andiamo. Oh, Gesù. Che succede, Deacon? Cooper! Ha le gambe rotte. Non muoverti, sta con lui. Mando un'altra squadra. No. La mia tuta è andata. Non ce la faccio, voglio parlare con Jen. Chiamate Jen, subito! Cooper, chi vi ha attaccato? Cos'è successo qui? Era veloce. Ci ha colti di sorpresa. Vuol dire che è stato un furioso a fare questo? L'ombra. Cooper, mi senti? Jen! Sono qui, ti senti? Non pensavo che avrei sentito ancora la tua voce. Ascoltami, ti riporteremo a casa, ok? Hai capito? Jen, è stato bello. No! Forza, Jen! Lasciami stare! Togliemi! Portala la via da qui! È morto. Ricevuto. O'Brien chiuso. Cosa ho a che fare qui, Abraham? Dimmi. I ragazzi del laboratorio lo chiamavano Umbra. Umbra? Perché si allunga? È nero. Che fa? No, è solo veloce. L'abbiamo visto toccare i 60 km orari. 60? Dio. Ed è anche forte. Forse dovresti rinunciare. No, al diavolo. Rinuncio proprio a niente. Via, è troppo veloce. Cazzo. Devo rallentarlo. Esplosivi. Potrebbero funzionare. Ho un piano migliore. Andiamo. Merda,
si stanno avvicinando. Sì, è ora di chiudere la questione. Finalmente. Una taglia. Sì, ce l'ho fatta, non grazie a te. Trasmetto le coordinate. O'Brien, chiudo. O'Brien, sono morti in quattro. Questo. È valsa la pena. Ma che diavolo dici? Erano miei uomini. Non c'è bisogno che te ne vai mi ricordi... in giro volando su un elicottero sopra Lincoln. Poi strisci nel tuo comodo bunker sotterraneo. Dove accidenti sei tu? Tu non sai come funziona qui fuori. Quanto costa sopravvivere? Conoscevi quegli uomini, Cooper. Non avevano idea di cosa li aspettasse, ma tu sì. Vero? Eh? Vero! Chiamami quando tu e tua moglie siete pronti per l'elicottero. Forse stavolta ci salirai con lei.